Ciao a tutti, benvenuti l'Uasa Fratimalika. Oggi vi faccio cavolfiori con la pasta di arachidi e spezie marocchini, veramente la fine del mondo. È facilissimo e spero che vi piace. State con me fino alla fine del video. Se vi piace il video mi fate like, condividete con i vostri amici, mi fate like, così vi arrivano tutte le mie notifiche. Ho preso un cavolfiore e l'ho messo nell'acqua bollente, lo faccio bollire 10 minuti. Quando è cotto cavolfiore da una parte la giro dall'altra. Ingredienti per farcere cavolfiori: 4 cucchiai grandi di olio d'oliva extravergine, 1 cucchiaio grande di pasta di arachidi, 1 cucchiaio grande di moutarde, un po' di coriandolo, un po' di 2 spicchi di aglio. Cavolfiore che ho già bolletto, l'ho già fatto sgocciolare, un po' di sale, un po' di paprika dolce e spezie marocchini. Nel piatto metto un cucchiaio grande di pasta di arachidi salata, aggiungo un cucchiaio di mostarda, aggiungo olio d'oliva extravergine, metto coriandolo con aglio, metto i spezi marocchini, mescolo bene tutti questi ingredienti finché non diventano una crema. Ho preso una teglia da forno, ci ho messo la carta, ci metto il cavolfiore. Ho preso questo ripieno, lo metto sul cavolfiore, metto dappertutto, accendo il forno 180 gradi, metto il cavolfiore finché non diventa arrosolato e lo prendo dal forno e ci vediamo, così vediamo la fine. Ecco il mio cavolfiore vegano. È pronto, l'ho fatta uscire dal forno, l'ho messo nel piatto con un po' di insalata, un po' di limoni. Il mio cavolfiore veramente con le spezie marocchine, con la pasta di arachidi, veramente la fine del mondo. Spero che lo provate, così nei commenti mi fate sapere com'è andata, però sono sicura che vi piacerà. Ho tagliato un pezzettino così vedete com'è fatto dentro, veramente buonissimo. Spero che vi piace il cavolfiore. Se vi piace mi fate like, condividete con i vostri amici, mi fate like, vi iscrivete, così vi arrivano tutti.